Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Che dire, signore e signori? Tranquilli, va tutto bene, no? Va tutto bene. Ecco, basket, volley, va tutto bene, cioè nel senso non siamo arrivati a questi risultati grazie alla tenacia degli allenatori e dei giocatori, ma grazie ovviamente ai grandi investimenti sullo sport e sugli impianti sportivi. Siamo COVID-free. Tranquilli, no? Tanto senza mascherina, senza nulla, c'è solo una variante, la variante Delta, che sta seminando il panico in tutta Europa. Le strade sono a posto, non c'è una buca in nessuna strada di Rivarolo. La città non è trascurata, le strade sono pulite, va tutto bene. L'ambiente, che è cioè uno dei temi che sta dilagando in tutto il mondo. Abbiamo un calendario fitto di appuntamenti e di giornate dedicate a sensibilizzare i cittadini sull'onda verde. Quindi, che dire, sta andando tutto bene, a quanto pare. Sta andando tutto per il verso giusto, però non sembra proprio così. I cittadini sembrano molto, molto scontenti. Esci per la città e c'è sempre una continua lamentela. Anche riguardo la Notte Bianca, è stato un successo clamoroso, a quanto pare. Però i commercianti non sembrano della stessa opinione. I commercianti in generale non sembrano contenti della situazione, in quanto l'unica volta che c'è della gente per le strade, per le città è per festeggiare la vittoria della nazionale. Non c'è un'organizzazione di eventi seria e sistematica che ci accompagni per tutta l'estate. Ecco, cosa succederà nel futuro? Il futuro, a parer mio, non è molto roseo. In quanto lo spettro delle grandi multinazionali sulla nostra città per colmare il vuoto commerciale che stiamo creando nell'ultimo decennio è molto ingombrante. Quindi non va tutto bene, anzi, va malissimo. E dobbiamo svegliarci da questo sogno, da questo effetto Draghi che sta dilagando, perché non c'è un piano sul futuro. Ecco, sembrava che questa pandemia ci avesse un po' svegliati, per guardare alle future generazioni. Per guardare al futuro in generale, un piano di investimenti, un piano di sviluppo sostenibile, non c'è nulla, neanche l'ombra di tutto ciò. Quindi non va per niente bene, non va per niente bene, bisogna subito cambiare passo. Sono molto demoralizzato per questa, diciamo, autocelebrazione in pompa magna, dopo mesi di assenza per via social e per le vie di comunicazione pubbliche. Quindi bisogna cambiare subito atteggiamento e guardare verso il futuro, guardare soprattutto i giovani, cercare di includerli nelle decisioni e cercare di cambiare il prima possibile questa nostra città che sta avendo un degrado veramente clamoroso. Grazie all'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.